considerate che la sottoscritta, l'ultima volta che è salita su un monopattino, non esistevano i monopattini elettrici. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi porterò con me in un'avventura in monopattino. Sì, la situazione è questa: io non ho mai amato granché i vari mezzi di trasporto pubblici, anche perché appunto volendo fare foto mi perderei la gran parte dell'esperienza in città. Quindi finora ho girato qui a Stoccarda sempre e solo a piedi. Solo che adesso sono appena uscita dal Porsche Museum, se non avete visto i video precedenti andateli a vedere, ho una cosa come 7 km per arrivare in centro, più un altro paio per arrivare al mio hotel, sono per la maggior parte in salita e non vedo l'ora di arrivare sostanzialmente, quindi cosa farò? Noleggerò uno di quei famosi monopattini elettrici. L'app che ho scelto di usare la vedete qui, comparirà il logo, ce n'è comunque di ogni letteralmente, sì, non è l'unica app, è quella che ho valutato un pochino più conveniente. E adesso direi che andiamo e vediamo se riesco ad arrivare all'hotel tutta intera, anche perché considerate che la sottoscritta l'ultima volta che è salita su un monopattino non esistevano i monopattini elettrici, quindi probabilmente andavo ancora alle medie. Monopattino trovato e adesso vediamo con l'app cosa riusciamo a fare. L'utilizzo dell'app è molto semplice, una volta aperta avrete la mappa con appunto segnati tutti i monopattini appunto disponibili, vi basterà selezionare quello che avete più vicino e scansionare il QR code che c'è sopra il monopattino, vi si aprirà immediatamente la schermata e potrete appunto far partire la corsa. Io ho anche attivato il navigatore visto che non avevo perfettamente idea della strada che dovevo fare, e appunto è tutto abbastanza automatico, soprattutto se avete già inserito i dati della vostra carta appunto con cui pagare. Viaggetto finito, circa 2 euro e sono arrivata alla stazione dove andrò a recuperare qualcosina da mangiare. Allora ragazzi, mi vedete in hotel per fare un attimino di conclusione di questo video. Sono sopravvissuta alla mia gita in monopattino elettrico, non mi sono dimenticata come si va, diciamo così. Ve lo consiglio sì, perché comunque si costa poco, l'app che ho scelto io è proprio quella più economica tra quelle
dei vari monopattini che vedo in giro. In genere vi fanno pagare 1 euro di sblocco altre app, mentre Bolt non vi fa pagare lo sblocco, quindi risparmiate già 1 euro. E mentre le altre costano intorno ai 19 centesimi al minuto, Bolt vi fa pagare al minuto 5 centesimi. Pensavo fosse in realtà una promozione, tra virgolette, perché era il primo giorno o la prima corsa che facevo con loro. In realtà ho provato a riaprire l'app anche successivamente, appunto alla prima corsa, e mi continua a dare sempre 0 euro per lo sblocco e 5 centesimi per quanto riguarda il costo al minuto. Fin qui tutto bene, diciamo. Il problema principale di questi monopattini elettrici è che, per quanto riguarda appunto questi di Bolt, non hanno il supporto per il cellulare. Quindi, che cosa succede a me che, non sono una local? Non sapendo dove andare, devo fermarmi ogni 3x2 a controllare di essere sulla strada giusta. E mi è successo di, tra virgolette, perdermi per le varie piste ciclabili, stradine, eccetera. Quindi ho sicuramente perso tempo, avrei potuto spendere meno dei 2,31 euro che ho speso, che in realtà non sono niente, nel senso, se avessi preso un taxi avrei speso una cifra spropositata, molto probabilmente. Quindi questo è l'unico vero problema che ho riscontrato appunto rispetto a questi monopattini. Per il resto, il caschetto sarebbe fortemente consigliato, poi ovviamente non ve lo danno in dotazione, se ce l'avete però usatelo, perché in ogni caso questi monopattini fanno una velocità che raggiunge i 20 km orari, quindi non sono decisamente un giocattolo, quindi se avete il caschetto con voi usatelo. Io ovviamente non ce l'ho dietro e quindi non l'ho usato, però effettivamente cadere a 20 km orari non è uno scherzo. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile, per cui lasciate un bel like e fatemi sapere se conoscevate questa app o se avete provato altri monopattini elettrici in giro con un commento qui sotto. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché arriveranno altri video, spero sempre in viaggio. E attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Conoscevate già le mie avventure, appunto, qui in Germania, se mi seguivate su Instagram, tanto per dirvene una. E seguitemi anche su TikTok perché ho creato dei contenuti ad hoc, appunto, a tema Germania e anche a tema Stoccarda. Detto questo, io vi saluto e vi dico, come al solito, have a nice life.